Beh, direi che mi hai colto in un momento imbarazzante. Sono contento che tu sia venuto. Mi dispiace, non intendevo spaventarti, ma io sono quello che sono. Ah, prego, posala pure là. Di loro nessuna traccia. Sai che il tuo cuore smette di battere. Si ferma ogni 21 minuti. Resto 3 minuti sulla spiaggia e poi ritorno. 60 decessi e 60 resurrezioni al giorno. 60 occasioni per cercare sulla spiaggia la mia famiglia scomparsa. È così che vivo. Questa è la mia vita. Perciò, anche se tu hai visitato l'abisso un ragguardevole numero di volte, le mie visite alla spiaggia sono un po' di più. 218.549. Mi rivedo sempre in quel cratere, con mia moglie e mia figlia. Il cratere ha la stessa forma del mio cuore. Per i medici è un cardioforma miocardico. Il mio è un caso particolarmente insolito. Ho le immagini. Ti va di vedere il cuore a cuore di Hartman? Invece dovresti vederle. Non è un difetto ereditario. Vedi, non ho mai accettato la loro scomparsa. Nei giorni seguenti ero ossessionato da un'idea: che la spiaggia sia reale e che loro si trovino lì. Così inducevo un arresto cardiaco di 3 minuti di durata e andavo a cercarle, giorno dopo giorno dopo giorno. E solo per dirgli addio. Tutto il contrario. Si dice che ognuno abbia una spiaggia diversa. E se anche l'aldilà fosse diverso per ognuno di noi? Quest'idea la trovo terrificante, passare l'eternità da soli. È per questo che ho deciso di cercare la mia famiglia e di fare in modo di riunirmi con loro. Cioè morire con loro. Se sarà la morte a farci tornare insieme, allora sì. Ma i ripetuti arresti cardiaci hanno danneggiato il mio cuore. Il muscolo si è via via deformato. E dopo un po' hanno cominciato a definirmi lo scienziato della spiaggia. Hartman. Sono lieto di averti parlato di questo. Un cadavere che non va in necrosi. Nessun segno di decomposizione. È come se fosse ancora viva. Una mummia perfetta. Un cadavere intatto. Cosa cerchi? Dov'è l'altra cosa che avresti dovuto portarmi? Ah, l'ho trovata. Osserva. Aspetta, Deadman. Sembra che sia un cordone ombelicale. Umano, apparentemente, penso. Ma questo non era un normale funicolo tra il feto e la placenta. Somiglia più a un cordone delle CIA. E questo era di mamma? Sì. Un cadavere che non necrotizza e un cordone ombelicale connesso alla spiaggia. Queste sono scoperte straordinarie, Sam. Tanto da far accelerare il mio povero cuore. 5 minuti a un arresto cardiaco. Perdonami se questa chiacchierata dovesse interrompersi. Devo tornare alla spiaggia per cercare mia moglie e mia figlia. Una persona. Una spiaggia. Questa è la regola. Ma io sono l'eccezione. La mia spiaggia è collegata alle altre. Come se un bypass coronarico fosse impiantato in me. Forse è il mio cuore inquieto a rendere possibile tutto ciò. Non ho altra certezza che questa. Io le troverò.
anche se ogni mia visita solleva nuovi interrogativi. Un giorno avrò le mie risposte. Un giorno. 3 minuti a un arresto cardiaco. I campi di battaglia. Le guerre infinite in cui ti sei trovato intrappolato. Perché i caduti delle grandi guerre vagano per la spiaggia un secolo dopo la morte? Normalmente le anime dei defunti vanno oltre. La spiaggia è solo un corridoio, un luogo di passaggio nel cammino verso l'aldilà. Ma se il rimpianto, il risentimento e il forte desiderio di rimanere, se questi sentimenti fossero preponderanti, potrebbero dare luogo a un genere di spiaggia molto diversa, un purgatorio collettivo per un esercito di dannati. Clifford Unger. Il suo dolore e il suo odio, insieme al tuo Bibi, che è stato una sorta di catalizzatore, hanno portato i campi di battaglia nel nostro mondo. 2 minuti a un arresto cardiaco. Recarsi subito in un luogo sicuro. È solo una teoria. Pensi che ci sia X dietro di lui? Dietro tutti quanti? Assumere una posizione stabile. Non lo so. Ma gli indizi suggeriscono che Higgs li abbia condotti qui. Manca 1 minuto. Aggrapparsi a un oggetto stabile. Oh, quasi mi dimenticavo. Vorrei chiederti una cosa. Misure di sicurezza attivate. Non potresti metterti comodo finché non torno? Sulla spiaggia il tempo si ferma, ma non nell'abisso. Te lo garantisco. Ti sembreranno solo 3 minuti. Riprenderemo tra poco. 5, 4, 3, 2, 1.
Spike in arrivo. Allontanarsi. Niente da fare. Visita 218.550. Oh, scusa. Dove eravamo? Mi sono abituato ai cicli di 21 minuti, ma essendo la prima volta che ci incontriamo, c'è davvero molto da raccontare in una sola volta. Non deve essere facile vivere così. Sì. E no. Ora che mi sono abituato, però, non è particolarmente complesso. Defecazione, abluzione, nutrizione. Quasi tutte le funzioni basilari della vita si possono espletare tranquillamente in 21 minuti. Dormire è la cosa più difficile. E i rapporti, suppongo, personali o intimi. Non che uno nella mia posizione possa preoccuparsi di cose del genere. Tu leggi, Sam? Ascolti la musica? Guardi i film? Come vedi, mi tengo occupato. Ho una bella raccolta di musica, programmi televisivi, degli interessantissimi cortometraggi e delle storie. E tutto quanto è fruibile nello spazio di 21 minuti. Tutto prodotto prima del Death Stranding, ovviamente. Ma sinceramente, i 21 minuti che io passo qui sono tempo sprecato, niente di più. Tempo che passo in attesa di tornare a cercarle. Il mio corpo può essere presente, ma il mio spirito è sulla spiaggia. Io sono già morto. So quello che provi. Ho perso la famiglia in un incidente. Beh, io non me l'aspettavo che ti confidassi con me. Per combinazione, io ho letto quello che ti è capitato. Anch'io ho perso la mia famiglia in un incidente. Ero in sala operatoria per un intervento cardiaco, fuori città, nella capitale. Quando infine fui dichiarato fuori pericolo, mia moglie e mia figlia andarono a casa per prendere delle cose per me. E poi furono coinvolte nelle voragini. La città e l'ospedale scamparono al peggio, ma l'onda d'urto fece saltare la corrente e le macchine a cui ero attaccato. Mi svegliai sulla spiaggia. Quelli che erano morti a seguito delle due voragini erano lì. Cos'è accaduto? Che sta succedendo? Vidi mia moglie e mia figlia nella processione. Ehi! Sono qui! Dove state andando? Aspettate! Non andate via senza di me! No! Non ve ne andate! Fermatevi! Non andate via! Il generatore della sala entrò in funzione e fui riportato in vita con il defibrillatore. Esattamente 21 minuti dopo che il mio cuore si era fermato. E quella fu l'ultima volta che vidi la mia famiglia. È colpa del mio maledetto cuore se ci siamo separati.
ma è anche per merito suo se un giorno le rincontrerò. Io sono il mio cuore. Io sono Hartman. Da quel momento ho perlustrato tante spiagge. Cerco di seguire le tracce della mia famiglia per un po', e quando mi stanco, torno qui a continuare le mie ricerche. È strano, però. Anche quando il mio cuore si ferma, il dolore persiste. Hai qualche foto della tua famiglia, Sam? Peccato. 5 minuti a un arresto cardiaco. Mi puoi dire che ci faccio qui prima che tu torni alla spiaggia? Certamente. C'è una stazione di proprietà dei Prepper qui. Gli scienziati vi conducono ricerche su materiali esistenti prima del Death Stranding. Che genere di materiali? La Terra ha una lunga memoria. Gli strati ne narrano la storia, permettendoci di risalire ai suoi primi albori, una storia che neanche il Death Stranding poteva cancellare. Gli scienziati sono tutti i miei colleghi che erano nella precedente spedizione. E io vorrei che tu li connettessi alla rete chirale. Amelie ha proposto di istituire i nostri centri di ricerca lungo questa fascia. Si sono svolte ricerche in tutto il mondo, ma questa è l'unica zona in cui si trovino fossili del periodo del tardo Cretaceo, quando si estinsero i dinosauri. La nostra ipotesi è che gli ultimi esemplari vissero qui, e qui soltanto. Capisci? Nel sottosuolo terrestre si nascondono le tracce di un'immensa estinzione di massa. Indizi in grado di aiutarci a sopravvivere in questa situazione. Di certo era questo che Amelie sperava quando era nella squadra avanzata e inviò la nostra squadra qui. Il passato informa il presente e ci aiuta a costruire il futuro. Questo era il concetto che ci volle trasmettere prima di andare a Ovest. 3 minuti a un arresto cardiaco. Oh, chiudi il becco. Adesso ti tolgo il volume. Un po' di tempo dopo iniziamo a rilevare attività anomale nella fascia di catrame attorno a Edge Knot City. Una gran quantità di catrame cominciò ad affiorare in superficie, divorando al suo passaggio tanti miei colleghi e anche una stazione secondaria. Questo avvenimento sfuggiva a ogni spiegazione. C'era lo zampino di Higgs? Non lo so. Ma avevamo bisogno di quella stazione. Era essenziale per poter espandere la rete chirale verso Ovest. È per questo che ti chiedo di darci una mano a costruirne un'altra. Non sarà un granché, vista la scarsa attrezzatura che siamo riusciti a mettere insieme. Niente a che vedere con le Knot City, questo è certo. Ma un nodo è sempre un nodo. Sam, devi usare il Cupid per connettere gli scienziati alla rete e poi andare da Amelie. Fatto questo, possiamo tornare all'importante lavoro di ricerca sul Death... Non ti preoccupare per noi. Il pavimento d'aria assorbe l'impatto. Ti aprirò io la porta. Sam, l'hai sentito? Puoi accettare l'ordine a un terminale del fascicolo.
inizio alle danze. Forzato troppo. Thank you.
Sam Bridges? Oh, grazie al cielo. Temevo che non saresti arrivato in tempo. Ma ultimamente non faccio altro che preoccuparmi. Sono tormentato dalle visioni che avete voi affetti dalle Dooms. L'Apocalisse. Attribuivo gli incubi all'affaticamento. Non avevo contemplato la possibilità di una contaminazione chirale. Siamo stati fortunati a prenderla prima della fase suicida. Io non posso morire. I miei studi sono tutt'altro che completati. Tu non salvi solo la mia vita, ma il lavoro di tutta una vita. Mi chiedevo se avrei mai visto queste medicine. Mi sa che sei proprio bravo nel tuo lavoro, eh? Grazie. Oh, sì, e va bene. A te l'onore. Così ora sono parte delle UCA e abbiamo accesso a una pletora di materiali di ricerca storici. Ora studiare questa spiaggia fossile sarà molto più semplice, sempre che io riesca a dimostrare che è quello che credo. E poi sono anche felice di condividere le nostre scoperte con tutti. Incredibile che i depositi chirali si trovassero in strati risalenti a 65 milioni di anni fa. La prova di un antico Death Stranding. La materia chirale è esistita sulla Terra sin da prima dell'avvento dell'uomo. Questo strato ne è la prova. Guarda qui, Sam. Vedi quella crepa nera? Crediamo sia la fonte delle rilevazioni di chiralium. In un remoto passato, i terremoti crearono fusioni frizionali lungo le faglie, producendo strati noti come pseudotachilite. Questi strati si chiamano terremoti fossili. Estendendo il principio, potremmo chiamare questa fenditura spiaggia fossile. La presenza del chiralium proprio in questo strato non può essere una coincidenza. Suggerisce fortemente che le spiagge siano comparse durante l'estinzione di massa del Cretaceo-Paleocene. E non solo allora. I dati recuperati dalla rete chirale suggeriscono che simili spiagge fossili siano state scoperte in strati corrispondenti ad altre estinzioni. Ciò sembra indicare che tutte le principali estinzioni di massa siano avvenute in concomitanza con la comparsa delle spiagge. Espandendo la rete chirale, ci hai permesso di trovare un pattern ricorrente in quei pochi dati sparsi. Tu hai approfondito i nostri progetti individuali e hai scoperto che ormai è solo questione di tempo per recuperare ciò che abbiamo perso e risolvere tutti i misteri che rimangono. Ma questo non è che l'inizio. Vai fino in fondo, Sam, e chissà cosa saremo in grado di scoprire. Ben fatto. Nuovo ordine. Addio del...
tanto su di te stesso. Sam. Se credi che un prepper ti lascerà costruire sulla sua proprietà, ti sbagli. L'anello sensore indica la sua zona. Posizionati al di fuori. Deposito del veicolo. Tutto non ha capito. Stazione di Dibrit. Controllo in Dibrit. Le armi saranno bloccate fino alla partenza. Accettato. Benvenuto, Sam Porter. Limite alle armi revocate. Lavoro.
bioscansione. Scansione di vibri. Infragile Express verificato. Le armi saranno... Grazie davvero, amico. Grazie a te possiamo procedere con gli scavi. Questo posto è già abbastanza terribile senza aver paura di rimanere asfissiati. Beh, non devo certo dirlo a te. Tu l'hai fatto, dopo tutto, anche se non so come ci sei riuscito. Imposta la rete chirale nel frattempo. Sam Bridges, ho un favore da chiederti. Un corriere locale doveva consegnarmi una cosa preziosa, ma l'ha persa per strada. È un ammonite di 200 milioni di anni fa, che, così dice, sembrerebbe ancora viva. Sembra ci si sia imbattuto in un'area rocciosa nascosta sotto un ghiacciaio, ma non finisce qui. Sostiene che questa ammonite ha un cordone ombelicale. Un cordone ombelicale? Sarò diffidente, ma quel campione va studiato e non lascerei mai un compito così delicato a un dilettante. Così gli avevo chiesto di incidere tutta la roccia circostante e di portarmi il campione. Logicamente volevo confrontarlo con altri campioni coevi nei paraggi. Ma ecco perché gli avevo chiesto di estrarne altri oltre a quello di cui mi aveva parlato. Ma che cosa mi va a fare quel coglione? Perde tutto il carico. Non ha nemmeno avuto il buon senso di indicare in quale cassa fosse l'ammonite col cordone ombelicale. A quanto pare il carico è andato perso nell'area a sud-ovest, dove tendono ad accumularsi i gas tossici. Poi dichiara che il suo scanner è rotto e che non c'è assolutamente modo di recuperare il carico. Ma tu potresti rintracciarlo. Ti darò una maschera d'ossigeno per proteggerti dai vapori. Per sicurezza. Puoi prenderla accettando l'ordine. Quel fossile può rappresentare una scoperta epocale. Esistono esemplari di pesci vivipari, ma una ammonite con un cordone ombelicale non si è mai vista. E se davvero avesse 200 milioni di anni, corrisponderebbe all'estinzione del tardo Triassico, un'altra estinzione di massa. Che il cordone ombelicale sia collegato alla spiaggia. Dobbiamo recuperare quel carico a ogni costo. Può fornirci un indizio fondamentale per capire i meccanismi del Death Stranding. Manca così poco. Manca davvero poco per capire la vera natura di questo fenomeno. Sbrigati, Sam. Quell'ammonite non deve andare persa. Ben fatto. Nuovo compito. Ordine disponibile. Accedi a... Una maschera d'ossigeno. Bella idea. Filtra l'aria e ti permette di respirare. Oltre a proteggerti dai gas tossici, ridurrà la stanchezza dovuta allo sforzo fisico, in modo da aiutarti a mantenere l'equilibrio. La batteria si scarica in fretta, altrimenti ti direi di indossarla sempre, ma si scarica, perciò non farlo. Thank you.
Stazione. Stazione ID brigo. Controllo istituto. Ok. Le armi saranno bloccate fino alla partenza. Carico verificato. Perfette. Ho la pelle d'oca. Grazie per avermi riportato il carico. Sì, è così. Conteneva davvero un'ammonite con un cordone ombelicale. Ho già inviato alcune immagini e un'analisi preliminare ad Hartman tramite la rete. Ho notato che gli strati circostanti contengono tracce di catrame, che confermerebbe una sua teoria. Comunque, so che mi hai appena portato questa ammonite, ma vorrei che la consegnassi a una mia collega, una biologa evoluzionista. Ultimamente si è interessata al catrame, e
Credo che le piacerebbe molto esaminare questo campione. È davvero notevole. E questa cosa ti fa onore. Per chiarire, sta studiando il modo in cui il catrame può aver influenzato l'evoluzione di vari organismi. Perciò ti chiederei di recuperare i collettori di catrame disposti vicino al suo rifugio e di consegnarli insieme all'ammonite. Per lei sarebbe troppo rischioso cercare di riprenderli da sola. Ecco perché devo affidarti questo incarico. Aiutandola nella sua ricerca, ci avviciniamo sempre di più a scoprire la verità sul Death Stranding. Abbiamo già fatto enormi progressi con i dati recuperati dalla rete. Grazie al tuo aiuto, so che possiamo puntare ancora più in alto. Ben fatto. Nuovo ordine. Grazie per il tuo contributo. Se mi serve altro, vi farò sapere. Limite alle armi revocato. Fare più in fretta. Costruzione completata. Forza, non mollare. Forza, non mollare.
Bisogna esercitare i muscoli. Ecco così, va tutto bene. Qualcuno è felice. Ecco fatto.
Qualunque sia accaduto non puoi ignorarlo. E se il responsabile fossi tu, allora è una ragione in più per rifiutare il virus. Tutti i cadaveri abbandonati prima o poi si trasformano in cianuro. Dovresti smaltirlo prima che questo avvenga. Qualcuno è felice.
Davvero notevole, Sam. In pochi ci avrebbero provato. Posso vedere? Non c'è un graffio e il catrame all'interno è in ottimo stato. Non deludi mai, amico mio. Collegami alla rete chirale. Adesso i miei studi inizieranno veramente. Thank you.
Grazie. Può sembrare ovvio, ma secondo me il catrame è collegato all'ECA e al Death Stranding. Dopotutto, sia il catrame sia la cronopioggia sono caratteristici di un ecosistema post-stranding. Questi improvvisi cambiamenti ambientali portano inevitabilmente all'estinzione degli organismi incapaci di adattarsi. Quelli che si adattano lo fanno grazie ai potenziatori, sequenze di DNA che forniscono vantaggi agli organismi. Sono fattori genetici cruciali per l'evoluzione. Ma esistono alcuni geni che hanno l'effetto opposto, ponendo in svantaggio gli organismi. Fattori estintivi si chiamano così. Sono i fattori del progresso e dell'obsolescenza. Fattori che restano latenti in tutti noi, in attesa che la scelta sia fatta. È così per ogni essere vivente fin dall'alba dei tempi. Se così fosse, le prove potrebbero essere nascoste nel catrame. Le tracce di queste scelte genetiche ci possono guidare nel nostro attuale bivio evolutivo. In ogni caso, grazie a te, ora posso analizzare meglio la composizione del catrame. Stai certo che ti comunicherò ogni scoperta interessante. Bravo, Sam. Hai contribuito agli studi sul Death Stranding in modi che non puoi nemmeno immaginare. Grazie ancora per avermi portato il corpo di Mama, oltre all'ammonite. A proposito, l'analisi del suo cordone ombelicale procede alla svelta. Sto confrontando i dati con parte dei nostri archivi ripristinati. Comunque, potresti tornare al mio laboratorio? È tutto pronto per l'integrazione del ripetitore chirale. Se potessi trovare e riportare qui i materiali necessari per i lavori di ricostruzione, te ne sarei molto grato. Ben fatto. Nuovo... Parametri di consegna aggiornati, tempo limite in contatto. Completata.
Grazie, Sam. Studiando il nostro passato abbiamo fatto delle scoperte fondamentali. Non ti preoccupare, sono appena tornato. Abbiamo tempo. Quando hai incontrato Mama, tu hai subito una forte reazione antigene e anticorpo, giusto? C'era una CA nella stanza. È vero. Ma c'è qualcos'altro che poteva causarla. Ho rilevato grandi quantità di materia chirale anche in Mama.
Non del tipo che di solito si deposita sulla pelle o sui vestiti. È in tutte le sue cellule. Cellule che però non sono più attive. La CA che hai visto era una creatura speciale. Era sua figlia, ma era anche la sua anima. Chissà come, in lei Ka e Ha non si sono separati e saranno rimasti collegati tramite il cordone ombelicale. Questa è l'unica spiegazione. Per questo non ho avuto lividi quando mi ha toccato. Sì, e c'è dell'altro. 10 secondi a un arresto cardiaco. 5, 4, 3, 2, 1. Ho modificato gli orari d'accesso. Al cugino rimarrà traccia di quello che diciamo. Guarda, un messaggio di Deadman. Era assieme al cordone ombelicale. Sam, perdonami. Avrei dovuto dirti cosa trasportavi. Ma non potevo rischiare che Dai Arban scoprisse che cos'era. Non l'avevo scelta e ho dovuto tenerlo segreto. Rimanga tra noi, mi raccomando. Non sappiamo ancora se fidarci del direttore. Il cordone ombelicale apparteneva a Bridget Strand. Lo ha asportato in segreto. Il cordone non era attaccato a un feto. Era all'esterno del suo corpo. Ha chiesto che me ne occupassi io. Ha detto che era la chiave per capire il Death Stranding. Ma ha insistito che non lo dicessi al direttore. Il cordone non mostra segni di decomposizione o di necrosi. Quasi come se fosse congelato nel tempo. Ho pensato che Hartman potesse esaminarlo. E l'ho fatto nascondere nel tuo carico a Mountain Knot City. Deadman ha fatto osservazioni fondate. E questo è come il corpo di Mama. Che intendi dire? Dico che tutti e due hanno la stessa proprietà. Cioè contengono grandi quantità di chiralium nelle cellule. In altre parole, il cordone della presidente era chissà come connesso alla spiaggia. E questo l'ha resa indenne allo scorrere del tempo. Ho messo insieme le basi di una teoria zoppica, ma vale la pena di condividerla. La vita sulla Terra è stata segnata da molte estinzioni, grandi e piccole, tra cui le grandi 5. Esaminando gli strati terrestri, la sua storia se vogliamo, troveremo depositi di chiralium risalenti a ogni estinzione. E se l'apparizione delle spiagge e di tutti gli altri fenomeni associati corrispondesse a un evento di tipo estintivo? Vuoi dire... Sì. Quindi il Death Stranding potrebbe essere l'ennesima estinzione. I dati e gli studi che ci hai aiutato a ritrovare indicano chiaramente che ci troviamo nel bel mezzo della sesta estinzione. La sesta estinzione? Ma dai... Sai cos'è questo, sì? Un mammut ibernato di 10.000 anni fa. Esatto. E questo? L'uomo del Similauna di 5.300 anni fa. Avevano simili cordoni ombelicali. Ah, sciocchezze. Credimi. E se in realtà il mammut e quell'uomo non fossero ibernati? Dici che il tempo si è fermato come è successo per Mama? Purtroppo tutti questi esemplari sono andati persi nel Death Stranding, perciò non c'è alcuna possibilità di esaminarli. Ma alcuni frammenti di dati si sono salvati. Grazie alla rete chirale potremo ricostruire elementi più concreti tramite la tecnologia BioEvo. D'accordo. Guarda questo. Un dinosauro di 65 milioni e mezzo di anni fa. Cordone ombelicale. Non decomposto. Ma solo i mammiferi hanno il cordone ombelicale? No. Solo i mammiferi hanno il cordone ombelicale sviluppato per il parto. Questa è tutt'altra cosa. È come un filo proveniente dall'aldilà. La mia ipotesi è che il cordone dei mammiferi sia una specie di mimesi di questo filo e che in seguito si sia evoluto nel tempo.
Non devi pensare che tutto ciò che nasce dal Death Stranding sia nocivo per la vita. Trilobiti, ammoniti, dinosauri, il mammut, l'uomo del Similaun, tutti preservati come fossero cristallizzati nel tempo. Tutti, senza eccezioni, ritrovati con i fili attaccati, il che significa che potrebbero essere stati connessi con la spiaggia. E questo, visto nel contesto della teoria dell'entità istintiva, l'EE, mi porta a supporre che gli organismi con i fili siano in effetti entità istintive. Vedi, Sam, le EE sono collegate alla spiaggia tramite i fili. Ed è attraverso questi collegamenti che poi, in qualche modo, danno luogo al Death Stranding. Vuoi dire che Bridget era un'entità istintiva? È troppo presto per affermarlo con certezza. E dato che tu hai cremato il corpo, forse non lo sapremo mai. Higgs ha detto che Amelie è una EE e che non ha le Dooms come noi due. Sam, rifletti. Supponi che la Presidente Strand fosse una EE. Non è possibile che anche sua figlia lo sia? O perlomeno Higgs spera proprio che lo sia, ora che la Presidente è scomparsa. E per i suoi poteri di EE la rapisce per poter causare un'estinzione di massa? Forse. O forse no. Dubito che una sola EE basti da sola a causare un Death Stranding. Sempre che Amelie sia una EE. Beh, Higgs è convinto che lo sia davvero. Sicuro. E dobbiamo andare a salvarla al più presto possibile. Manca un minuto. Aggrapparsi a un oggetto stabile. Ah, questo è vero. Sam, vai a ovest. Come mi comporto con Die Hardman? Con la tua consueta riservatezza. Non sarebbe un bene che sapesse dei nostri sospetti. Qualsiasi cosa succeda, abbiamo bisogno della rete chirale. D'accordo. Misure di sicurezza attivate. 5, 4, 3, 2, 1. Accedi al terminale e attiva il ripetitore. Così siamo completamente collegati. Superata la fascia di catrame, la fine sarà vicina. Siamo vicinissimi ad Amelie. Ha una seconda possibilità per l'America. Edge Not City ci aspetta. Lo staff che mandiamo comincerà costruendo un ricovero. Poi amplieranno le loro operazioni per realizzare una nuova struttura. Lo faranno a perenne memoria delle valorose anime perse nel catrame. Tutto merito tuo, Sam. Ora, vediamo come farti superare la fascia di catrame. Thank you.
Consegna carico. Buongiorno, Sam. Prelievo di sangue completato. Grazie della tua generosità. Andare a ovest si passa da lì. Come se non bastasse, non credo che il CCP sia in grado di costruire qualcosa che possa fartela superare. Deve pure esserci un modo. Non possiamo mollare. La posta in gioco è troppo alta. Vedremo se ci viene in mente qualcosa. Ma considerato quello che hai passato, non mi sorprenderebbe se avessi già un paio di idee per la testa. Forza, non mollare. Grazie alla tua dedizione c'è ancora speranza per noi.
crollerà. London Bridge crollerà. Oh mia signora. Non vorrei spaventare quella povera ragazza. Lei è laggiù. Sento il suo odore. Non l'avrei saputo se non fosse stato per te e la tua meravigliosa rete. Che Dio ti benedica. Ehi, grazie di cuore. Sam Bridges. Attento. Il contenuto è fragile. Come il mondo e tutto quello che ci vive. Io non... non faccio eccezione. Ma non sono l'unico a indossare una maschera. L'indossa il tuo capo, quella donna. E... oh, non ci dimentichiamo il qui presente. Stai tranquillo. Lo so che non è facile portare sempre la maschera. Ma adesso possiamo toglierla, giusto? Te lo ricordi questo? No. Povera dolce Amelie. È rintanata in una spiaggia qui vicino. Senti un po', che ne dici se facciamo una gara? Chi vincerà potrà scatenare la fine del mondo. Niente quanto il rischio di estinzione migliora la concentrazione. Rende più sincera la gente. Presto non ci sarà più bisogno di maschere. Ma mi domando... quando guarderai la morte negli occhi? Tu li chiuderai?